quello di cui le persone come me hanno bisogno è sentirsi normali. Su di una scala degli orrori, la storia di Alessandra occuperebbe il gradino più alto. Vittima di violenza per 2 anni, quando ne aveva solo 7, gli verrà strappato anche l'affetto più grande, sua madre, uccisa da 2 sicari nel settembre del 2010, al soldati dall'orco che aveva abusato della figlia, che sarà poi condannato all'ergastolo. Una storia che Alessandra racconta in un docufilm che oggi è stato proiettato per i ragazzi dell'Alfano I. Ma dove l'ha trovata tutta questa forza? Allora, la forza l'ho trovata mia mamma, nel senso che non potevo permettermi di arrendermi proprio perché lo dovevo a lei, al suo sacrificio e a quello che ha fatto per me e mia sorella. Quindi anche se ci sono stati momenti in cui ho pensato di arrendermi appunto, proprio il pensiero a lei mi ha fatto trovare forza e coraggio. Mi piacerebbe rivivere con mamma il mare. Mi piacerebbe andare a mare con lei tanto. Mamma coraggio, secondo te è giusto chiamarlo così? No, io detesto appunto questo aggettivo, mamma coraggio, è una cosa che mi ha sempre dato fastidio dai primissimi momenti, perché mi preoccupa molto uno Stato che debba aver bisogno di persone come mia madre, nel senso che dovrebbe essere quotidianità la denuncia e soprattutto la tutela di chiunque sporge una denuncia, perché io lo dico sempre, forse è facile denunciare, sì, ci si reca in un ufficio, si fa questa denuncia, è il dopo che è difficile, qui secondo me lo Stato dovrebbe intervenire. Bisogna assolutamente garantire protezione, soprattutto in alcuni casi in cui ci sono segnali di pericolo. Fu accolta da Salerno Alessandra, da sua zia Pina. Un percorso dettato dall'amore, dall'unione, dalla forza, e camminando sempre a testa alta, sempre, sempre. Ho sempre detto alle mie ragazze di stare a un palmo da terra, perché era importante che loro vivessero questa situazione come una situazione che ci aveva colpito in modo violento, però non dovevamo rientrare in quella violenza, in quella rabbia, dovevamo lasciarla alle nostre spalle, perché il futuro doveva essere molto più roseo. Un futuro difficile, perché oltre alla morte di sua sorella sono stati i giorni del processo, i giorni sotto scorta, di una vita difficile per queste ragazze. Sì, questo è stato veramente difficile, e anche ricordandolo ancora di più violento proprio, perché comunque avere la scorta, un indirizzo segreto, le ragazze erano comunque spaventatissime ovviamente, perché comunque adesso sono ragazze ma erano delle bambine, quindi in pratica tutelarle veramente è stata la mia priorità, insieme anche, voglio dire, a tutte le istituzioni, all'amministrazione di Salerno e in particolare al governatore De Luca, che ci ha dato veramente la possibilità di tenerle ovattate. E infatti il nostro esperimento a Salerno ha avuto un grosso vantaggio, un grosso beneficio per tenerle pure lontane un po' dai riflettori, perché dovevano comunque vivere una normalità, visto che gli era stata strappata la mamma. Per me il dolore va vissuto. Se lo accantoni e lo metti da parte, prima o poi ritorna. E può tornare in qualsiasi momento. Se non lo attraversi, cioè se non ci sbatti, non se ne esce più. I bambini non si toccano, è una storia terribile quella che raccontate oggi, con un epilogo ancora più terribile, perché la madre che denuncia gli abusi della figlia viene uccisa. Che messaggio si lancia ai ragazzi? Allora, intanto dico che mentre tu mi fai la domanda a me viene la pelle d'oca, perché da mamma mi sono sempre immedesimata in questa donna che nel vedere la figlia abusata denuncia e alla fine viene uccisa. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di presentare il docufilm che la figlia ha realizzato in memoria della mamma e che Libera ha sostenuto. E ricordiamo che questa scuola è presidio Libera e abbiamo voluto la presentazione di questo docufilm con la testimonianza
perché è necessario che queste storie siano raccontate ed è necessario che cresca una consapevolezza civile tale da rendere impossibili eventi come questo. Nella scala della sofferenza Alessandra è come se fosse caduta nell'ultimo gradino. La cosa che mi colpì all'epoca fu: Dio santo, ma questa ragazza che cosa ha subito? Ha una forza interiore che è uno tsunami. Sandra mi ha insegnato una cosa straordinaria: si può cadere ma ci si rialza sempre. Vuoi dare un messaggio di speranza a chi probabilmente, purtroppo, ha vissuto il tuo stesso dramma? Si può ricominciare? Io lo dico sempre, si può ricominciare, bisogna trovare la forza in se stessi, perché è in noi che riusciamo a trovare, insomma, il coraggio e la forza, però a volte alcune figure possono essere d'aiuto. Io sostengo tantissimo l'utilizzo degli psicologi. Io da bambina sono stata sempre seguita, sia quando c'era mamma che poi dopo, e mi ha aiutato tantissimo, anche perché a volte le famiglie non hanno i mezzi per comprendere quello che sta succedendo e non sanno gestire. Invece queste figure professionali possono essere veramente d'aiuto. Nel docufilm dici qual è l'ultimo ricordo che hai di tua madre, ma probabilmente cambia col tempo, no? Matura giorno dopo giorno. Cosa ti dà di più, l'idea di tua madre e il ricordo di tua madre? Sì, io nel docufilm parlo dell'ultimo giorno, insomma, in cui lei... Dei bastoncini. Sì, dei bastoncini. E quello che dico sempre è che probabilmente è proprio... mi dà la misura di mia madre. Lei sapeva di essere seguita, eppure in quel momento il suo pensiero era a noi. Cosa dovevamo mangiare? Lei sapeva benissimo, insomma, poi è stato anche dimostrato in fase processuale che purtroppo era seguita da diversi giorni. E quindi no, per me è sempre quello l'ultimo ricordo, la sua estrema generosità. È Pasqua, il momento di rinascita, c'è stata una rinascita per te? Io sono credente e credo sì nel Signore, ma credo anche molto in mia mamma. Lei nel corso degli anni mi ha sempre dimostrato, anche se non più fisicamente, la sua presenza. Credi anche nel perdono? Sì. Allora, il mio discorso più o meno è questo. Io non li perdono per rispetto a mia madre, perché non potrei mai, però per me queste persone non esistono, non sono mai esistite, io non le ho mai lasciate entrare nella mia vita. Già l'hanno fatto abbastanza, avrei commesso un errore permettendogli di condizionare ancora maggiormente la mia vita. Mi chiamo Alessandra e questa è la mia storia.